Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Disponiamo il nostro cuore, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa. Mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo servirti con lealtà e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti e di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Ralleghiamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sei Dio, la storia, dona di mano.
pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il mio carice trabocca. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Degli invitati. Ho preparato il mio pranzo.
i miei buoi, gli animali ingrassati, sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono. Andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri presero i suoi servi, li insultarono, li uccisero. Allora il re si indignò e mandò le sue truppe. Fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai cicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re volle vedere i commensali e scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò i servi: legatelo e gettatelo fuori nel tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore. Ecco ancora che in questa pagina ci sono dei colori forti. Ancora parla attraverso le parabole Gesù per sottolineare cosa significa far parte del regno di Dio e che questo regno di Dio comincia, si costruisce già in questo mondo. È una reazione forte comunque ai suoi avversari, ma disegna anche un po' lo stile di quello che è la, e sarà la comunità cristiana. La Chiesa è un po' come una festa dove ci sono tutti invitati, non semplicemente un club di pochi eletti. È chiesto però per farne parte di accettare l'invito, è chiesto di vestire l'abito giusto. Ecco, ci sono tanti modi per leggere questa parabola, in realtà sono due. Mi fermo soprattutto sull'ultima parte, perché raccontava un missionario che un sacerdote andò con un gruppo di giovani a fare visita a una missione, no? E poi racconta quello che è stato quel viaggio e diceva che lì è riuscito a entrare proprio negli usi, nei costumi di quelle popolazioni molto povere. Dice: una domenica siamo stati alla messa in uno sperduto villaggio, avevamo fatto molte ore di fuori strada per arrivarci. C'era una piccola comunità di sole italiane e brasiliane. La messa veniva celebrata in una grande sala ed era partecipata moltissimo da tutti gli abitanti, anche dei villaggi attorno. La sala era piena e le suore ci dissero subito che i cristiani battezzati erano solo le suore e noi che stavamo arrivando. Molti erano in cammino per diventare cristiani, altri partecipavano perché legati alla missione, e la messa era una festa allo stile africano, con i canti, i balli e nessuna attenzione all'orologio. Però prima di andare a messa le suore avevano raccomandato, mi raccomando, vestitevi bene, non indossate pantaloncini, magliette corte. Quelli che partecipavano infatti erano arrivati con gli abiti migliori e facevano ore a piedi di cammino, altrettanto ne avevano fatti per andare a casa. E c'era stata questa attenzione, no? All'abito per il giorno di festa. Ora, in questa parabola c'è un invito di un re che invita a nozze, che è un momento di gioia, un momento di festa. Ecco, nell'ultima parte della parabola uno è stato trovato senza vestito adatto. E allora qui ci fa pensare, beh, ma si è chiamato la gente in strada, dagli angoli, dalle piazze, come potevano pretendere di avere il vestito adatto, ma che grazie che sono andati. E in realtà c'era un'abitudine a tempo
di Gesù che era che quando c'era una pranzo di nozze esisteva anche un guardaroba e la gente andava a prendersi dei mantelli per coprirsi perché si supponeva che uno, avendo fatto magari molta strada, impolverato, non fosse nella situazione più adatta. E allora andavano e distribuivano questi mantelli. E questo invitato è stato trovato senza il vestito adatto, no? E è interessante che questo re, salutando tutti, saluta anche questo invitato e gli dice: come mai non hai l'abito? È interessante che la parola che dice amico, cioè nonostante che abbia avuto questa leggerezza, non lo so, di non andare con la disposizione adatta, comunque amico, cerca di aiutarlo per farlo partecipe a quel banchetto, però ecco, lui non risponde, è come dire Dio che ci chiama sempre, che ci aspetta, che ci viene incontro. Ed è interessante anche pensare proprio all'abito, perché l'abito sappiamo che non è semplicemente qualcosa che serve per coprirci, ma l'abito dice anche qualcosa di più profondo. Tante volte è dato anche a un modo che abbiamo noi di comunicare agli altri. Uno che va in giro sempre malandato, cencione e quant'altro, facciamo in fretta a etichettarlo. Poi ci sono quelli che si conformano a un modo di vestire che è lo stile di vita. Voglio dire che l'abito sottolinea anche tante volte un'appartenenza sociale. Comunichiamo con l'abito esterno. Però qui, ecco, è interessante perché non è di questo abito che si parla, ma è sottointeso l'altro abito, che è altrettanto importante. Noi diciamo che l'abito non fa il monaco, perché? Perché ci vuole una serie di altri per testimoniare quanto viene descritto da un abito. Un cuoco non basta che abbia un cappello bianco in testa e sia vestito di bianco perché sia cuoco, deve saper cucinare bene e in qualche modo anche rendere questo tipo di servizio, allora è un vero cuoco, no? Ecco, allora che c'è una disposizione interiore, che è il nostro abito interiore e che è quello che dobbiamo avere a posto. San Tommaso diceva che la virtù è data da una ripetizione di atti, e una ripetizione di atti positivi crea l'habitus. Quindi abbiamo un abito esteriore, ma abbiamo un abito interiore. Allora questo personaggio che dobbiamo leggerlo in questo modo, non aveva quell'abito interiore ed è per questo che in qualche modo è stato allontanato. È interessante che anche questo invito che viene fatto a tutti, viene fatto anche a quelli delle periferie, quelli dei crocicchi delle strade, tutti sono chiamati, nessuno si deve sentire in qualche modo escluso, perché la Chiesa non è un club, La Chiesa di Gesù, è la missione della Chiesa, è proprio arrivare a tutti quanti e far sentire tutti parte di questo progetto grande. Ecco, quei non cristiani che però qui abbiamo parlato prima di quella missione che facevano di tutto per partecipare alla messa domenicale e sapevano che quella era la festa importante dalla quale non erano esclusi e si sentivano in dovere di mettersi in sintonia con questa festa. Ecco allora che una domanda che ci possiamo portare dentro, che noi abbiamo un abito e simbolicamente ci è stato dato nel giorno del battesimo quell'abito bianco, ma come dire, vestiamo nella nostra quotidianità l'abito bello del Vangelo, questo quel seme che testimonia agli altri l'amore del Signore.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i figli e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore che dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo al Signore le nostre invocazioni, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Signore Dio, nostro Padre, Tu ci inviti alla festa di nozze del Tuo Figlio, Gesù. Donaci di riconoscerlo in questa Eucaristia e di accoglierlo nella nostra vita. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, la Tua parola e ci accompagna. Ti affidiamo Papa Francesco, il nostro Vescovo, i sacerdoti, i consacrati e tutti i fratelli che condividono la festa della fede. Noi Ti preghiamo. Signore Gesù, Tu chiami gli uomini a formare un solo popolo nella fede e nella carità. Ti preghiamo perché a tutti giunga l'annuncio del Vangelo. Noi Ti preghiamo. Signore Gesù, dona pensieri e decisioni di pace e giustizia ai governanti e a quanti hanno potere. Concedici di vivere con serenità, fortezza e condivisione la situazione presente. Noi Ti preghiamo. Accoglio, Padre, le nostre invocazioni. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Questa Eucaristia ti ricordiamo anche Toscano Felice e in onore del Sacro Cuore di Gesù e di Maria. Preghiamo per te, le sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio
sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. E per questo mistero di salvezza con gli angeli e i santi del cielo, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Cesare e con tutti i sacerdoti. Ricordati dei nostri cari, di quelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi
In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Questa celebrazione eucaristica ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a Dio. Buona serata e buona domenica. Grazie.